Penso che abbiamo fatto la più bella partita dell'anno, una partita che dispiace perché non meritavamo assolutamente di perderla, anzi, pareggiarla era già stretto e invece l'abbiamo persa. Quindi sulla prestazione non possiamo dire niente, abbiamo giocato dal primo al 95esimo cercando di vincerla, abbiamo creato tante occasioni da gol, alcune importanti e ci è mancato quello e poi chiaramente. Quando lasci anche un niente, che era un contropiede, a giocatori bravi, perché Falla ha fatto una grandissima cosa e abbiamo beccato il gol, insomma. Quindi dispiace averla persa, perché ripeto, non credo di dire una stupidaggine se il pareggio ci andava stretto. Quanta amarezza c'è, mister? Tanta, tira proprio il culo perdere una partita così, perché non ce lo meritavamo. Non ce lo meritavamo e dispiace. Però come te ragazzi questo deve solo farci aumentare la rabbia perché è stata oggi perdere questa partita una grossa ingiustizia, ci dispiace molto, è chiaro, abbiamo commesso un errore e l'abbiamo pagato caro, però non possiamo dire ai ragazzi non posso dire niente. Forse più cattiveria nel trovare l'episodio favorevole a favore. Più cattiveria nel fare gol, le occasioni ne abbiamo avute tante, anche in Mischia, anche clamorosa prima di Rovinelli, poi è chiaro che. Quando cerchi di spingere così tanto, degli spazi li lasci, però è qualcosa devi concedere. Però quello che dispiace è le occasioni che abbiamo creato e che non abbiamo capitalizzato. Chiaramente per noi si fa dura, lo sapevamo, è chiaro che ci deve dare comunque morale dal punto di vista della prestazione. Il problema è che a questo punto del campionato della prestazione, quando è domani, non si ricorda nessuno e contano i punti. Forse con queste due sconfitte, nonostante una buona prestazione, come ha detto lei, e il cuore che aveva detto che ci voleva la vigilia, forse è un momento più delicato. Sì, è un momento delicato, molto delicato perché stiamo spingendo dall'inizio con giocatori che anche oggi hanno giocato che non dovevano giocare, Rovinelli non si è mai allenato, mai, questa settimana, neanche ieri, e oggi dobbiamo solo ringraziarlo che ha fatto 90 minuti. Però ci sta, in questo momento è il momento di stringersi tutti e tirar fuori tutto quello che abbiamo e poi alla fine vedremo dove arriviamo. È chiaro che, ripeto, oggi usciamo molto, molto rammaricati.